In mezzo a questa discarica, mentre facevo una missione, ho finalmente trovato il corpo di questo brutto ciccione. La tua pistola ora mi appartiene, mio caro Dex, e ti dirò una cosa. A livello di statistiche, la tua pistola fa veramente cagare. Dopo la missione, Panam mi ha scritto, mi ha chiesto un consiglio su cosa dovesse fare e adesso mi ha chiamato e mi ha attivato una missione. Dobbiamo andare al campo degli Aldecaldo, peccato che è un po' lontano da qui. Per fortuna che ci sono i viaggi rapidi. Chi è? Hai ragione, non ci guadagno niente ad uccidere una persona in T-pose. Ma è la signora Wales questa? Oddio. Mi stanno dominando con la loro superiorità. Dicevamo, prima che mi interrompessero, dobbiamo andare qui al campo mobile. Ehi là, tutto a posto? Dov'è Panam? Ah, dei soldi. Grazie. Sì, la vita è proprio bella. Ehi, Panam, tutto a posto? Vi, per fortuna sei qui. Di nulla, dimmi. Cos'è successo? Dimmi tutto. I Wraith hanno rapito Saul. Oh, no. Quell'idiota è uscito con una piccola pattuglia e non è mai rientrato. Sicura? Pensa un po' che il coglione. Abbiamo osservato il loro campo. Sappiamo che hanno dei prigionieri, compreso qualcuno di importante. Dobbiamo liberare Saul. Va bene. Non so perché, ma sento di poter contare su di te. Ma certo, solo non gratuitamente, ma certo, siamo Chum. Sempre, Panam. Io e te siamo Chum. Pensavo che fosse chiaro. Attento, o inizierò a crederci davvero. Dovresti. Dovrei liberarti di me. Vabbè, sopravvivrò. Esatto, a me va bene. A prescindere dalle tue buone intenzioni, scommetto che non rifiuterai uno dei migliori fucili di precisione sulla West Coast. Ah. Un Grad della Tektronica. L'hai già visto in azione. Oltre alla gratitudine degli Aldecaldo. A me Sono andrebbe Fico. Bene. Una volta in mano, Fico si trasforma improvvisamente in letale. Andiamo, Mitch ti spiegherà tutto in dettaglio. Va bene. Tanto io già un bel fucile ce l'avevo. E sai dove l'ho trovato questo bel fucile iconico? Dalle missioni dove dovevo andare a picchiare la gente. Ho trovato questo bustino che è molto meglio della mia maglietta del samurai del tour 2020, saluti del 2021, però ha solo due buchi per le cose leggendarie. Fossi donna, t'avrei detto, lo prendo subito, ma ti ringrazio per l'offerta e vado avanti così, e tra l'altro mi prendo anche il potenziamento leggendario. Grazie. Troverò un'altra maglietta buona con 4 incavi per le mod, lo so. Ci sarà da qualche parte, bene, lo spero. Panam e V, che cosa sta succedendo? Stiamo diventando amici. Lui, dopo quello che è successo a Scorpion, osa venire qui. Ehi, stronzo. Certo che vengo qui. Ho tutto il diritto di essere qui. Vai sul serio? Vuoi andarci davvero? Qualcuno certo che ci andiamo. Esatto. Lo sai che ti manca qualche rotella, vero? Qualcuno deve pur farlo. Esatto. Se non lo facciamo noi, chi? Dov'è Mitch? Doveva incontrarmi qui. Ehi! Arriverà a momenti. Non lo vedo. Non ci avevi mai parlato di un aiuto esterno. Ci servirà tutto l'aiuto possibile. Esatto. Io vi aiuto. C'è qualche problema? Come vogliamo procedere? C'è qualche problema? Qualche problema? Se chiediamo aiuto a estranei, siamo proprio ridotti male. Per questo entreremo furtivamente. Un assalto frontale sarebbe un suicidio. Mitch si sta occupando della ricognizione. Vi si infiltrerà nel campo dei Wraith mentre io lo proteggerò col fucile. Solo noi due e gli altri furtivamente, d'accordo. Perfetto per due. Furtivamente. Servono due persone. Non è che non voglia portare un po' di scompiglio tra i Raffen. È solo che... Guardati solo attorno. Che... L'ultimo attacco ci ha quasi dimezzati. I nostri rifornimenti sono bloccati fuori da Rino e il nostro equipaggiamento... Non farmi parlare. Fa cagare. Siamo nella merda stanziale. Il vostro capo è stato rapito e voi non fate nulla? Il vostro capo è stato rapito e voi vi girate i pollici? Non voglio immaginare cosa fareste per chi è l'ultima ruota del carro. Stai Senti, stronzo! Lascialo stare, hai il diritto di non capire. Ecco Mitch, ciao! Ecco Mitch. Ehi là, ciao! Ho mandato un drone sul campo dei Wraith.
Vuoi dare un'occhiata o preferisci continuare a parlare a Vamp? Ehi, calmo un po', fammi vedere. Cosa abbiamo qui? I Raffen non possono vederlo, la mimetizzazione è attiva, ma consuma batteria, quindi fai in fretta. Ok, ci penso io. Hanno occupato una fabbrica di cemento abbandonata. Ispezione al cancello. Sono come cavallette. Volano da un posto all'altro, divorano tutto quello che trovano e poi ripartono. Ma stavolta, vedi quel muro? Hanno aggiunto delle rudimentali misure di sicurezza. Sembra che vogliano restare più a lungo. La domanda è perché? Nessuno lo sa, ma immagino che Saul faccia parte dell'equazione. Forse rapendolo vogliono tenersi qualcosa per loro. Vogliono avere una sicurezza. Ho segnalato tutti i nemici che ci sono in questa zona. Legato al resto del campo. Un accesso? Forse, ma ci sono anche brecce nel muro. Zone poco sorvegliate. Fammela vedere allora. Vedi le tracce? Sì, le vedo. Tracce di pneumatici. I veicoli erano a pieno carico. Forse era il loro equipaggiamento. O forse Saul non è l'unico prigioniero. Le tracce portano al camion. Puoi analizzarlo? Certo, arriviamo al camion e l'analizzo subito. Allora, eccolo là. Probabilmente è lì che tenevano Saul. Tenevano. L'edificio principale è lì. Saul deve essere all'interno. È bello grande. Ed è ben pattugliato. Se non hanno smontato tutto, potrai accedere alla rete locale di sorveglianza. Devi solo trovare la sala di controllo. Dove sarà la sala di controllo? Bella domanda. La passerella collega il garage alla struttura principale. Termina la ricognizione. Bene, ora un'idea più completa. Sì, ho visto abbastanza. Ci sono un bel po' di persone da far fuori. Ok, ora ho un'idea più completa. Ci sono un bel po' di persone da tirare fuori qua. È tutto chiaro? Abbastanza. Andiamo a salvare Saul. Sì, andiamo a salvare Saul. Perfetto. Mitch, il furgone è pronto? Ho fatto il possibile. Controlla. Andiamo a vedere questo furgone. Ottimo lavoro. In realtà ho abbastanza improvvisato. Beh, un furgone come tanti altri. Aspetta un attimo. Ho un'altra cosa. Qualcosa per me? Se Saul non è già morto, probabilmente ti servirà questa. Che cosa? Superjet modificata, una dose da cavallo. Dovrebbe rimettere in piedi Saul. Ah, una droga. Bene, mi fa piacere, dai. Prendiamolo. Lo spero, non potrei caricarmelo in spalla. Allora, dovrebbe essere tutto, no? Vi, vieni con me? Assolutamente, andrò da solo, ci vediamo là. Certo. Sì, certo, vengo con te. Ok, prendi il volante. Vuoi che guidi? Sì, capo. Sì, io devo sistemare le mie ottiche. Arrivo subito, signora. Benissimo, verso l'obiettivo, salvare Saul. Ah, giusto, abbiamo anche una radio qui. No, ti prego, non accenderla. Ah, ecco, grazie, non voglio, quindi ti ringrazio lo stesso. Ancora non posso credere che l'abbiano catturato. Un altro forse, ma... Bisogna mai stare troppo sicuri, Non è molto in forma. Sì, ma portare civili oltre il confine durante un bombardamento. Mai essere troppo confidenti delle proprie abilità. Aprire le valvole, disegnare un otto nel deserto e dargli fuoco per far divertire i bambini. Questo è il Saul che ricordo. Tutti avevamo idoli. Lo so. Tipo Johnny Silverhand? Tutti ce li immaginavamo diversi una volta? Oh, porca. La vedi? Che cosa? Alla faccia della tempesta. Io non vedo nulla. E sarà anche peggio, credimi. Dobbiamo fare in fretta. Non vedo nessuna tempesta io. Vedevo solo il furgoncino che non riusciva a salire. Tu entri nel campo dei Light, silenzioso come una palla. Ma se qualcosa va storto, io sarò la tua polizza assicurativa a lunga distanza. Grazie, saremo signora. Così quando troverai. Dobbiamo nascondere l'auto. Parcheggia dietro quelle rocce. Ma in realtà stavi parlando, io volevo continuare a sentirti, Panam. Ecco, okay, fatto. Ok, scendi. Parcheggio perfetto. Brava signora. Vai tranquilla. Meglio di me nessuno. Bene, si va in scena allora. Non mi preoccupa tanto la quantità di persone che ci sono qui, più che altro le tempistiche. Ora, prima di andare, abbiamo la pistola.
metterei anche, giusto per sicurezza, questo fucile. Ci facciamo una bevuta, direi, ci facciamo un caffè e una bella mangiata, direi un hot dog. E siamo pronti ad entrare in scena. Primo obiettivo, quel tipo là. Benissimo, la missione è partita. Benissimo. Alla faccia della furtività. Lo so, mi dispiace. Colpa mia. Sono partito troppo alla leggera, eh. Sono andato troppo d'impatto, forse. Hai ragione, Panam. Forse dovevo solo fare un po' più di attenzione. Tanto sta gente non è un problema per me. Mi libero di loro in un attimo, tesoro. Con un'arma del genere non ci vorrà nulla ad ucciderli. Allora, volevate colpirmi, vedo, eh? Volevate uccidermi. Peccato, cosa succede? Cosa gli è successo al tipo? Peccato per voi che questo non succederà oggi. Era ora che succedesse qualcosa. Io spero solo che il fatto di non averla fatta furtiva non sia un problema. Più che altro dovrei un attimo... Ah, sono anche salito di livello, benissimo. Sangue freddo allora. E direi di aumentare la quantità di sangue freddo. Stupidi cecchini. Cosa volete fare? Io ho un'arma smart. Non sono io a mirare. È lei che vi cerca. Bisogna morire prima o poi. Già, hai ragione, dovrai morire prima o poi. Comunque, veramente, alla faccia veramente del come si dice, della furtività. Qui ad armi spianate siamo, santo cielo. E il bello, un assalto frontale non è da considerare, non ce la faremo mai. Ah, giusto, prima di... Oh, sono... scusami. Ho un altro punto talento, per caso? O non l'ho messo? Vabbè. Ecco fatto, sono salito un'altra volta di punti talento. Allora, gente, come va? La mia abilità di rallentare il tempo è una figata. È veramente una figata. E tra l'altro, a proposito di fermare, di rallentare il tempo, ma perché io... Panam che mi guarda da là sopra. Perché io non sto fermando il tempo? Dio mio, le armi smart sono una figata. Sono veramente una figata assurda. Dove sei? C'è un... mi sa che qua c'è il nemico, quello che è caduto sottoterra prima. Oh, guarda quanta bella gente. Allora, ce n'è uno nascosto qui. Beccatela e porta a casa. Sto finendo le munizioni piano piano, cosa che non credevo sarebbe stata possibile oggi. Ehi là, salve! Credo che il piano non comprendesse veramente... Trova le informazioni, Il piano non comprendesse entrare ad armi spianate e a cazzo duro ad uccidere tutto ciò che trovo. Dove sei? Eccoti. Mamma mia. E ho finito 500 munizioni, cazzo. Ho forse esagerato? Può essere. Ehi, Soul, dove sei? Dove sono? Li ho sentiti ma non li ho visti. Soul? Soul, dove sei?
Non ti vedo. È un problema tutto ciò. Eccolo lì, l'abbiamo trovato. Soul, sei vivo ancora, eh? Bello de casa. Sì, sembrerebbe ancora vivo. Perfetto. Dobbiamo solo riuscire a trovarlo. Benissimo, si è glitchata la vista come se avessi ancora la telecamera attiva. Ottimo. Bene, ora si è risolto. Qualcuno lo uccida. Tranquilli, voi non ce la farete. Eccoci qua. Piano piano. Soul, lo troviamo. Non ti preoccupare, Panam. Non male, devo dire. Non male. Che tra l'altro sto continuando ad uccidere... Stavo dicendo. Continuo ad ucciderli in questo modo per il semplice fatto di guadagnare altri punti extra. Mi sa che siamo arrivati da Soul. Pensi? È lì? Credo di sì. Libero la uscita di lì. Con calma, eh. Dammi un attimo. Aspetta, oggetto leggendario? Che cosa abbiamo qui? Le istruzioni per un oggetto leggendario. Ok, grazie. Più 2000, quasi 3000 euro dollari. Bene. Ok, sembrerebbe sia rimasto solo un nemico solo. Cazzo di sigaro. Il tuo sigaro? Ti tireremo fuori da qui, non ti preoccupare. Sono qui con Panam. Panam? No, se n'è andata. Non per sempre. Ti tireremo fuori. Siamo qui per te, capo. Ricordo di te. Sei quel mercenario. Usa il superjet. Adesso piuttosto male. Questo ti aiuterà. Oh, cazzo! Che male! Oh, sì. Allora, come sta? Ah, sta bene, tranquillo. Ce la farà. Adesso uscite di lì. Vai. Siamo in una tempesta di merda. Sta raggiungendo categoria 5. Lo so. Uscite dall'edificio. Vieni, vieni. È il momento di fuggire, vieni Soul. Certo, forse questa via di fuga l'avrei dovuta usare prima. La useremo come piano di fuga, non ti preoccupare. Perfetto, vediamo dove ci conduce. Oh. Ah, siamo proprio davvero in una tempesta. Dove sei? Panam? Eccoti. Capo? Soul? Soul, quanto ci vuole per salire? Ok, vabbè, sì, effettivamente l'hanno menato. Sali, 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 cazzo. Muoviti. Anche io. Ecco fatto. Vai, 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 scappiamo. Scappiamo, Panam. Direi che ce la siamo cavata. Un altro. Stai parlando sul serio? Volevano sapere la nostra posizione. Se li portiamo al campo, gli darai esattamente quello che vogliono. Hai dato un'occhiata fuori? La tempesta coprirà le nostre tracce. Ti sembrava il momento, comunque, Soul. E c'ha ragione lei. Di sangue? Cosa? Ne abbiamo altre dietro di noi. Cazzo. Hai un'arma grossa? Gli sparo. Dobbiamo seminarli. Che cazzo? Ci stanno bombardando? Bene il motore. Vaffanculo, Soul. Vaffanculo. Non posso andare più veloce. Toglietemeli di dosso. Va bene, ci pensiamo noi, tranquilla. Merda, aspetta, fermo. Che cazzo di arma c'ho addosso? Ecco, usiamo questa, va. Volevo... Dannazione, volevo lanciare una granata, ma non ne ho abbastanza. Cioè, non posso farlo mentre guido. Lascia la strada. Occhio, si balla. Ok, calmi. La tempesta sta per inghiottirci. Uno è andato, perfetto. C'è una fattoria abbandonata qui vicino. Andiamo lì. Dai, prova a colpirmi, forza. Cazzo, la testa. Aspetta, 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 Soul. Dannazione. Perché non ho abbastanza munizioni ora? Merda. Ah, non mi basteranno per vincere qua, eh. Non mi bastano per ucciderli tutti.
va bene. Una andata, dai, almeno quello. Non resisteremo ancora a lungo. Vai tranquilla. Ci pensiamo noi qui. E un'altra macchina è andata, benissimo. Tutto risolto. Siamo stati bravi, Sole, eh? No, no, col cazzo, è ancora lì. Non riesco a seminarla quella. O meglio, non è che non riesco a seminarla. Perché? Perché siamo morti? Morti a caso? No! Devo rifarmela tutta, no! Porca troia! Ma un autosalvataggio quando serve, no? Oh, fanculo! Oh, Cristo! Meno male che stavolta so come entrare. Credo di aver trovato il modo di entrare. Ma va? Perfetto. Quegli idioti non si accorgeranno di nulla. Lo spero, almeno non ci inseguono neanche, guarda. Ecco fatto. Tutto stavolta senza nessun tipo di problema. Ehi, Soul, è il momento di andare via, di nuovo. No, ti prego. Non me lo dire. Il gioco è talmente buggato. Cioè, ti mette anche la strada segreta, ma non te la fa usare perché non segna lui come obiettivo. Che stronzata. Ok. Penso di vederlo. Ce l'avevi davanti 5 minuti fa. Bene. Pensa un po'. Libero le uscite di lì. Dai, muoviamoci, Soul. Stiamo uscendo. Metto in moto. Arrivo subito. Hai girato tutte le guardie. Oh. Sì, sono stato bravo. Se saremo altrettanto silenziosi, ne usciremo senza sparare un colpo. Esatto. Così che non ci fanno saltare in aria quel cazzo. Ah, pensavo fosse un'arma. Quel cazzo di furgone, Soul. Oh, che bella tempesta. Ma pensa un po'. Ehi, Panam. Panam, eccoti. Soul, muoviti, che è il momento di andarcene. Soul, perché stai... Ma porca troia, Soul, devi salire, non scendere. Brutto coglione. Vai, 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 vai. Dentro, dentro, stronzo. Oh, santo cielo. Vai, Panam, scappiamocene. Oh, e adesso salvataggio. Adesso salvataggio, giustamente. La tempesta sta aumentando. Bene, coprirà le nostre tracce. Meno male. Ehi, tutto bene? Ad ogni modo abbiamo un motivo per non tornare al campo. Non c'è bisogno di tante precauzioni, è solo uno spreco di tempo. Meglio tardi ma salvi che morti. Meglio nascondersi un attimo e poi tornarci, no? Vedete quei fabbricati? Aspetteremo lì che passi. Va bene. Conosco questo posto, dovrebbe essere sicuro, almeno per ora. Attendiamo là dentro, allora. Forza. Vieni, dentro, Soul. Presto. Almeno sei al sicuro ora. Su, su, su. Dentro, dentro, che c'è una tempesta incredibile. Devo riprendere il fiato. Ma se non hai fatto nulla. Ah, santo cielo. Tutto bene? Appena in tempo per la cena. C'è da mangiare, non almeno. Fame. Ho già ingoiato un sacco di sabbia. Sembra che passeremo la notte qui. Meglio di nulla, no? Sicuramente farebbe comodo. Mi aiuti a cercare, Vi? Io guardo di qua. Va bene, ci penso io. La corrente... Credo che si trovi proprio qui. È pieno di cose utili. Gli inglesi sono partiti in fretta. Ehi, ha funzionato! Abbiamo le luci! Lo so, sono bravo in quello che faccio. Ehi là, tutto bene? Cazzo, comincia a far freddo. Tranquillo, ora accendiamo. Ho provato ad accendere il riscaldamento, ma niente. Ci penso io? Puoi controllare? Magari è il tocco magico. Magari sì. Sai cosa? Controlla il fusibile fuori, forse è allentato.
Ah, va bene. Mettilo a posto e faccio funzionare questo affare. Va bene, esco con la tempesta. Ma mi fa danno la tempesta? Spero proprio di no. In realtà mi sa che mi fa danno, ma non effettivamente. Cioè mi prendo il... Oh, oh. Ma non mi fa nulla. C'era un cavo che non era collegato. Uno e uno solo soltanto. Dai, meglio rientrare, su. Che tempo di merda, eh. Tutto bene, Soul? Che vedo io. La birra? Data di scadenza antecedente all'ultima guerra. Ma spero non sia diventata veleno. È il nostro giorno fortunato. Fortunato? Scelta di parole interessante. Sta per arrivare una prega. È un whisky di dubbia provenienza. Prego, mettiti comodo. Potrebbero volerci ore. Va bene. Niente predica. Ma dobbiamo parlare. Dimmi, Soul. Questa storia con i Wright non sarebbe dovuto succedere. Volevano sapere tutto. Posizione dei nostri campi, percorsi, punti di carico. Per quello ti hanno rapito? Se sapessero in che condizioni siamo, un paio di raid e per noi sarebbe la fine. Calmiamoci, su. Non, non è il momento. Siete entrambi esausti. Esatto, su. Basta un Forse po'. Forse hai ragione. Basta un po' con queste discussioni. Non possiamo affrontare i Raffin da soli. Quindi ci sono io. Prenderci alla biotecnica? Vi diglielo tu che è una pessima idea. Non arrabbiarti, ma solo non a tutti i torti. Panam ha ragione, è una pessima idea. Devo dare ragione a Panam. Mi sembra davvero una pessima idea. Mai lasciare le proprie origini. E tu che cosa ne sai? Corporativo, ho lavorato per i corporativi. Più di quanto tu creda, Sul. Già. Lavoravo per la Rasaka. Ho visto molte cose. Molte cose brutte. La biotecnica. La differenza? Non è nel modus operandi, quello non cambia. Sai che cosa siete per loro? Carne da macello? Manodopera. Più o meno. Da sfruttare e consumare. Ero lì. Nel migliore dei casi. Grazie, V. Non avrei potuto dirlo meglio. Anche perché non l'hai detto, quindi sì, l'ho detto io. Un po', come in ogni famiglia. Già. Inutile riesumarle. Lo penso anch'io. Fate la pace, su. Ti aspetteremo tutti a braccia aperte. Ale, tutto risolto. Dovrà cambiare qualcosa. Dovrai più prendere decisioni per conto tuo. Ed ecco che inizi. E dai, tesoro, avremo tutto il tempo di saltarci alla gola in futuro. Lo spero proprio. Bentornata in famiglia, allora. Ma ora non mi dispiacerebbe dormire un po'. Dai, vai a dormire, allora. Vaffanculo. Sai come chiamano queste tempeste in Nord Africa? Un casino. Abub. Cazzo, adoro quella parola. Abub? Chiamaci un cane Abub, allora. Esistono i cani in Cyberpunk? Probabilmente lo stimolante fai un brindisi agli Abub. Agli Abub? Ah, ma non aveva neanche il tappo, sì. Sta roba. Che agli schifo. Agli Abub. Questo sì che è forte. Meno male che allora il tappo non c'era allora. E credi che sia meglio? Non credi che sia meglio? No, solo diverso. Già, questo sarebbe un motel proprio carino, non credi? Con bel focolare, birra. Beh, non abbiamo la birra, ma abbiamo il whisky. Soddisfatto per il tuo soggiorno? Ah, ciò che le serve, signora. Non potrei chiedere di più. Oh, sarebbe più comodo togliendosi le scarpe. Credo che dormirò un po'. Togliti le scarpe, allora. Starebbe più comoda se si togliesse le scarpe. Dopo averle tenute un giorno intero, sarebbe un rischio sanitario. E toglierle. Dopo una giornata Dai. Così intensa, meriti di rilassarti un po'. Questo è vero. E cosa hai in mente di preciso? La coscia ne ha un paio di idee. Oh, un paio di idee. Sai di che tipo? Vi... No! Scusami! Stiamo bene così. Non roviniamo tutto, ok? Hai ragione, scusami. Non so cosa mi è preso. Mi dispiace. Non so cosa mi ha preso. Va tutto bene, davvero. Non preoccuparti. Solo amici, certo. Allora. Quindi... amici? Vi, sono felice che tu sia venuto. Davvero. Grazie. Oh. Significa molto per me. Non ti preoccupare. Va tutto bene.
Hai sentito? Cosa? No. Il vento si è calmato. Ne sei sicura? Non conosco gli Abub, ma quando un Chinook attraversa le zone dissestate delle pianure, non riesco più a chiudere occhio. Beh, stai già dormendo come non mai. Johnny, che c'è? A nome dello staff dell'Independent California Motel. Sì? Auguro a tutti sogni d'oro. Grazie, Johnny. È stata un'ottima chiusura. Ehi! Oh, se ne sono andati! Mi hanno lasciato qui da solo. Che tristezza. Ho la bocca piena di sabbia e gli occhi pieni di croste. Parla con Panam. Ma dov'è? Sarà fuori? Ehi! Ah, eccoti! Guarda chi è risorto. Senti chi parla. Hai dormito bene? Minchia, hai voglia. Incursione vecchio stile. Così. Così. Stranamente non mi sento la schiena. Appena torno in città vado da un bisturi. Devo sistemare un po' di cose. Hai voglia che devo sistemare? Beh, io ho dormito come un sasso. Ho visto. È molto comoda. Peccato che dovrò alzarmi tra un minuto. Pensavo saresti rimasta con la tua famiglia e non riesci proprio a stare ferma. Pensavo saresti rimasta con loro, però. Aspetta, pensavo saresti rimasta con gli Aldecaldo. Con il tuo clan. Sì, infatti. Vieni. E quindi ci torni, brava ragazza. Ieri sera, quando stavamo parlando con Sol, grazie per avermi sostenuta. Di nulla. Ma c'è una cosa. Dimmi. I raid, le incursioni, sono l'inizio di qualcosa per cui dobbiamo prepararci. Lo Sol immagino. Sol deciderà organizzare il campo. Mentre io... Mentre tu? Esatto. I Raffen vogliono conoscere i nostri percorsi, no? Beh, ora tocca agli Aldecaldo. Devo andare in ricognizione. Ah, vai a spiarli. Ancora una cosa. La tua ricompensa. Prendi il fucile da cecchino. Prenditene cura. Mi ha servito bene. Un Overwatch. Ottimo. Sarai in buone mani, Panam. Lo so. Allora, grazie. Di nuovo. Aspetta, per ieri... Ferma! Dov'è? No! Ehi, no! La scelta! Ecco, ferma, aspetta, per ieri se... Stammi bene. Ma porca... Dai! Anche tu, Panam. Ma vaffanculo, gioco! Per fortuna che il salvataggio automatico non era tanto lontano. Aspetta, riguardo ieri. Esatto. Ieri sera. Non c'è bisogno di parlarne. Hai ragione. È che io non sono così. Lo so, ma... sei, allora? Non volevo esagerare. Così. Yeah! Stammi bene. Anche tu, Panam. Stammi bene, Panam. E ricorda, sono in debito con te. Questo è vero. Ciao, tesoro. In altre circostanze sarei montato in sella e l'avrei seguita. E ora? In questo caso, vedi, è difficile trovare ragazze come lei. Questo è vero. Puoi solo sperare che provino rimorso e si fermino ad aspettarti. Oh. Che ti prende? Non lo so, un ricordo forse. Non importa. Rug? Ok, si torna in città, Vi. Questo entroterra ventoso mi aveva stufato. Ma questa storia d'amore no, però. Oh, Johnny. Alla fine mi piace parlare con te. Sei un buon amico a modo tuo. Sei un amico immaginario. Ti voglio bene, credimi.